L'hangar in cui ci troviamo è pieno di questi cassoni. Beh, bisogna provare a arrampicarsi. Ecco, intanto laggiù ce n'è uno aperto. E qui pure. Ah, ecco che c'era il regalino. Bene. Apri, apri. Schifo. Andiamo avanti, va. Dunque, bisogna scendere. Bersaglio facile, Altri gente. controllori. Vedeteli occupati. E altri robot. Giù di lì. Però, visti i drop interessanti, io provo a farli fuori. Ricordo che il modo migliore di far fuori i controllori non è come sto facendo io, ma danneggiare uno dei robot. Di solito poi il controllore così ci va su, come in questo momento, lo va a riparare e diventa facile preda. Poi se avete male volete usare estratto di fase, vabbè. In generale date comunque priorità a far fuori proprio i controllori. Se avete le ghost call, che sono sempre corrosive, e la ricerca automatica, meglio ancora se Vindicator doppia in pratica, sono perfette anche in queste situazioni. Niente, e allora andiamo davvero avanti. Di Bel Pacino ha appena alzato la taglia sulla mia mano a 5 milioni di dollari. Fede, adesso ci siamo noi, Sherry. Ridurremo l'organizzazione di Bel Pacino in cenere prima che possa metterti addosso le sue grinfie. Inizia ora una lunga galoppata, piena di gruppetti di nemici pronta a che spesso combattere. droppano leggendari, ragazzi. Ho fatto Per caso, sbagliando un salto, ovviamente, sono morto e mi sono accorto che rispona tutto, per cui si può ricominciare in pratica la zona all'infinito, far fuori tutti i nemici e ogni volta droppare qualcosa praticamente. La strada, come spesso accade, è segnata con delle chiazze di pittura. Eccoli. Altri nemici. Ho un regalo Andiamoci per dentro. voi. Guarda un po', è con me. Non dovevi. Sono una che parla. È qui che si droppa, ragazzi. Qui e in quella un po' più avanti. Occhio quando vi sparano vortici tipo questo, perché possono anche scaraventare nel vuoto. Sperimentato personalmente, ovviamente. Tink cavalca rifiuto. Mazza come meno.
Ecco qui la prima. Neanche il tempo di vedere. Dai, mettiamoci sicurezza. Pazza che mira. Forse chiama Lucky perché sono i nemici ad essere fortunati, che prima di essere centrati da uno dei miei proiettili ce ne vuole. Finalmente andiamo un'occhiata al drop. La Craps è un'altra delle DLC con una consacrazione che è praticamente perfetta per Amara. Più 125% di danni alla fine dell'abilità d'azione, cioè sempre. Subito un giretto. Spara questo pattern circolare, almeno quando è su impatto. Forse sarà particolarmente efficace su grossi bersagli. Vedremo, vedremo. Torg, quindi modalità appiccica, come previsto. Esplosioni circolari. Ma vediamo come si comporta con le corazze. Buono. Oh sì. Ehi, ma doveva essere solo una prova. Cosa mi hai scaventato? Guardate. Creamer, altro oggetto specifico del DLC. Da un pirla qualunque. Guarda lì, baciato ancora dalla fortuna. Dopo l'evocazione di fase, danni aumentati del 250%. Poi faccio un po' fatica a capire i lanciarazzi in Purgeon 3. Questo è il danno che faccio a robot. E qui da vicinissimo. Non ha neppure la corazza, mi aspettavo di vederlo esplodere, no? Quel tipo. E ve l'avevo detto che c'era odore di costruttore. Sì, ma è un pallido ricordo dei costruttori di Borderlands 2. Vi ricordate i V3? Ma erano tremendi, bastava un singolo razzo e si andava all'altro mondo. Qui gli sto sparando da vicino, i suoi razzi sembrano neppure homing. Nah, delusione. Ecco, sta sparando, ma a chi? Ai piccioni? Non mi ha fatto un'oncia di danno. Vabbè, per chi non lo sapesse, il punto debole è comunque l'occhio, il pallino rosso. Vedete quanto va giù la salute sparando proprio lì. Fine. Il tipo dei trailer. Freddy. Prima si era intravisto, esplodendo il costruttore aveva vomitato letteralmente una leggendaria, che è quella che è lì dietro la mitraglietta. Bah, The Transformer. Vabbè, insomma. Ma chi è che non ha il Transformer? Diciamocelo. E questo è il Foxtrot. Stavo per proseguire con la missione quando mi cade l'occhio là. E mi viene voglia di andare a vedere se è possibile saltarci sopra. Ritorno allora sui miei passi. E intanto volevo mostrarvi che lì ci sono stato. Vabbè, non è un gran salto. Bravo, però sono bravo, solo. E con questa morte mi si sono aperti gli occhi. Perché si rispono proprio all'inizio. E scopri che rispondono anche tutti i nemici. E questi vale la pena farli mille volte. È come una piccola arena che continua a vomitare leggendarie. Per cui potete mettervi qui, arrivare alla fine, morire e ricominciare. Vai allora. Eccola qui. Arma di LC. Anche morendo. Altra leggendaria. Oh mamma mia, meno male che non sono caduto nel baratro. Beh, andiamo subito a vedere se ci riesco. Ah, piove sul bagnato. Il mod, quello nuovo.
DLC per Flak. E che me ne faccio dei boss? Quando arrivo a quelli, rischio di aver droppato già tutto. Sì, forse un po' esagerato il drop rate. Poi sono malizioso, Mi viene da pensare che diventa una specie di pay to drop. Ah, tu non hai acquistato il Season Pass? Beh, adesso si può acquistare anche separatamente. Chiaro che sentire di questi drop raid da favola invoglia, però c'è un particolare da sottolineare. Vi ricordate quando ci lamentava appena dopo l'introduzione della modalità Chaos 4 che incrementa, vedete, a più 700 la probabilità di beccarsi i leggendari? Che era schifoso il drop rate. Beh, forse questo è quello che dovrebbe essere a Chaos 4. Davvero un più 700, quindi maggior, non di poco, drop rate rispetto a Chaos 3, che era già molto buono. Occhio, 51 VIP. Consacrato. No, consacrato, che roba è, non riesco a leggere. Corrazzato. Biung! Ah, dai. Beh, questa no, questa è vecchia. Però... secondo motivo per benedire quella morte nefasta con il salto completamente cannato è che mi cade l'occhio su quella porta lassù, verdina, vuol dire che si può entrare. Mi era sfuggita prima. Ah, ok, andiamo. Eh no, non è il salto di prima questo qui, mannaggia, ho provato 50.000 volte ma non ce la si fa. Bisogna ingegnarsi. Pensiero stupendo. Vorrei portarmi là sotto, dove c'è da fare il salto, qualcosa che possa portarmi col mezzo metro più in alto. E secondo me potrebbe anche funzionare. Magari andando a cercare un cestino che sta su, non questo. Ma anche con questo, secondo me, ce la si potrebbe fare. Poi però mi sono un po' stufato e ho aguzzato l'ingegno. Non è che ci voglia molta intelligenza per ricordarsi che essendo amara e avendo lo spiritual driver si può magari poi tentare di fare un salto in volata. Per un perfetto salto al trampolino. Darsi velocità. Prepararsi. Lanciarsi. Vincere. Ci sono! Ci sono! Vabbè, mi sa che farò un altro giro di leggendari. E infine ho trovato il giro giusto. Oh. Là. Con gli altri personaggi non so, forse Moz uscendo, sapete che c'è il perk che poi lascia attivo per un po' di secondi Osso di Ferro, magari ci può arrampicare sopra. Flak, chissà, alto a sufficienza per farcela da solo. Zane col D-Ciclone scambiandosi, non so, anzi forse lo so, se vi mettete un artefatto Victory Rush, quello vi dà già di suo un 8% in più di velocità anche senza essere amara. Poi qua là qualche altro perk che l'aumenti, penso ci sia quel quid in più per riuscire a saltare fin qui. Altri 70.000 quantomeno qui. Dall'armadietto ce l'ho già, però fa piacere trovarlo. E vai di 70.000 di nuovo. No, un'altra volta no, E altri 70.000. Tra un po' sarò letteralmente sul lastrico. Guarda qua. Bersaglio facile, gente. Dai, questo mi dropperà qualche cosa. Ammazza quant'era resistente. Oh, qualche colpo speciale della Lucky. Ah, ce l'ha. Il vento di tutto. Ho vinto. Minimo. Sarà un'altra arma di LC. Droppato troppo. Non ho più spazio. Un trucchetto, senza usare lo split screen, è di mandarselo per posta a se stessi. O meglio, ad un altro vostro profilo. Può essere che funzioni anche con lo stesso profilo. Non voglio correre rischi, magari ci proverò qualche volta con un'arma del cavolo bianca. Prima di pagare gli ultimi, mi sembra, dalla mappa 72.000, qui c'è un armadietto e... beh, non può essere di nuovo casuale.
tutte le volte trovo con una consacrazione che è perfetta per il mio personaggio. Secondo me hanno implementato un meccanismo gratificante. Alla fine dell'abilità causo il 125% di danni in più. Tutto è così, possibile che sia solo casualità? Dai, non ci credo che mi darà un'altra leggendaria, è possibile. Oh ragazzi, vale la pena ritornare al menu e poi rientrare di nuovo per fare un po' di giri in queste stanze, davvero. Mettiamo alla prova quest'arma laser. Quindi andiamo a cercare uno scudato. Questo qua va benissimo. Urca! Test superato, superatissimo! Ma non dimentichiamoci che tutto era partito perché volevo tentare di raggiungere quei cassoni sospesi nel vuoto. Però ho capito che c'è bisogno prima di liberare l'area, altrimenti è impossibile. Eccoci qui. Oh. Ce n'è che avanza. La plastico. Beh, per me è come aver trovato due leggendarie. Visto che salti precisi, tranquilli. Non è vero che non so fare i salti. Mi sento come nel film Il giorno della marmotta. Se non l'avete visto, ve lo consiglio. Il personaggio continua a risvegliarsi sempre alla mattina dello stesso giorno. Questa volta però salto i nemici e andiamo avanti, Eccoci tornati nell'area dove abbiamo fatto fuori il costruttore. Andiamo a raggiungere il nostro amico. Come va? Nessun problema, li riparo. Non esistono pasti gratis. Per avere gli attrezzi di Ember, questo tipo ci sta chiedendo di andare a liberare un suo amico robot, caricatore robot. Va bene. Lo vedremo però nel prossimo video. A risentirci. Sono sopravvissuto solo grazie al programma così. E se si fanno male, ci pensa Freddy a ripararli. Questa è una mitraglietta boomer fantastica. Avanti il prossimo. Mi abbandonare, Alfa. Wow. Con la carne è ficacissima.